지도자. Anno 2022, l'anno del caro energia, delle bollette a 9 zeri, dei conti che faticano a quadrare. Il Veneto, che lentamente stava rialzando la testa dopo il ciclone Covid, si ritrova nel mezzo del vortice. La chiameranno la tempesta perfetta, ma al di là delle definizioni, la verità è quella che racconta famiglie e imprese a un passo dal baratro. È peggio, molto peggio del Covid, dei lockdown, delle regole impossibili da rispettare perché molti avevano già raschiato il barile investendo gli ultimi risparmi nella speranza di vedere la luce in fondo al tunnel, ma quella luce è stata spenta dalla mano dell'invasore. L'attacco della Russia all'Ucraina colpisce il cuore dell'Europa. Sono un europeista convinto, però se stiamo in Europa a parlare di price cap da 10 mesi e non arriva, bisognerà fare delle misure nazionali urgenti. Abbiamo bisogno che il governo capisca che le nostre aziende stanno vivendo una profonda trasformazione, quindi come corpi intermedi abbiamo bisogno di dialogo, noi abbiamo bisogno di spiegare che quello che dobbiamo fare è investire in ricerca, innovazione, introdurre nuovi prodotti. Si alza il coro delle proteste, si invoca l'aiuto del governo, si chiama in causa la cara vecchia Europa, ma gli interessi in campo sono molteplici. Le lobby troppo potenti, gli aiuti decisamente insufficienti e nel paese travolto dalle facili speculazioni scoppiano le proteste. Le bollette stanno sempre arrivando, hanno un aumento intorno al 250-300%. Dal 25 di settembre, quando è iniziato ad arrivare, si è notata la differenza. Abbiamo avuto un calo del 25-30% di lavoro. Si sta notando che la gente è in sofferenza. È più che raddoppiata, quindi sta incidendo molto sia nelle spese di cucina che poi per tenere aperto il ristorante. Le famiglie più vulnerabili a quelle che di fatto potevano essere fino a qualche tempo fa considerate del ceto medio-alto o purtroppo anche piccole imprese, artigiani e partite IVA che vengono da noi ovviamente in situazioni disperate. Dai territori martoriati dalla guerra fuggono donne e bambini. Le scene strazianti di chi è costretto a lasciare tutto, dagli affetti alla propria casa, immagini e lacrime che l'Europa sperava di non vedere e non sentire mai più. Quegli orrori che dovevano essere cancellati per sempre diventano il racconto quotidiano di un popolo che scappa e trova nel Veneto accogliente braccia aperte, un tetto sicuro, un posto di lavoro. Pace, ci vuole prima di tutto pace, speriamo che più possibile finisca quella guerra. Sono arrivati con un sacchetto di plastica a testa, non avevano nient'altro e quindi è stata dura anche l'integrazione. A tuo padre ci fa Dodomo e c'è Natasha. Ha detto che va a casa Dodoma con l'autobus a trovare suo fratello Sasha che sta combattendo, anche se ha 17 anni. Adesso mamma quando è morta io ho dovuto lasciare l'Italia per tornare a casa per occupare il mio fratello. Quando è successa questa guerra, questo disastro che è creato, quando questi aerei sparavano sulla testa, lui non si può muovere e così ho dovuto decidere tornare in Italia. Sami rozumite, що коли... Lui dice che spera tanto che tra poco tempo riesce a tornare. Staralися чим швидше. Loro sono partiti dal Житомир, una città dell'Ucraina, che era necessità di uscire da questa città perché parte già sono partiti prima. Grazie a tutti i volontari che loro hanno trovato durante il viaggio sono riuscite a raggiungere la sua famiglia qui a Vicenza.
Ma il destino crudele si abbatte sulla ritrovata felicità di una bimba che in fuga dalla guerra vede la sua innocente vita spezzata in un pomeriggio al lago di Revine, che si trasforma in tragedia. Ho trovato una bambina in acqua, ho fatto quello che potevo fare, voglio avere la mia mente che va avanti in questa storia. Soffro già abbastanza. Sono seduti là, sotto gli alberi, e erano belli, tranquilli, contenti, erano felici. C'erano le ragazze più grandi che li guardavano, poi ho visto sono arrivate di altri. L'anno ripropone nel corso dei mesi, spesso e volentieri, un fantasma di nome Covid. Ora il virus che ha cambiato la nostra storia recente, sconvolgendo stili e modi di vivere, fa meno paura. È quasi uno di casa, anzi, come spiegano gli esperti, una presenza con la quale dobbiamo imparare a convivere. Ma c'è, e appena può, rialza la testa. Le varianti si sprecano, i nomi spesso impronunciabili con cui vengono identificate sono lì, a raccontare che il coronavirus non va mai sottovalutato, anche se l'effetto vaccini c'è e salva la salute e l'economia del Veneto. È iniziata questa fase endemica di convivenza con il virus, che è l'evoluzione che hanno tutti i virus. Solo che se un virus è molto letale, ammazza l'ospite e quindi scompare velocemente il virus. Se un virus è poco letale come questo virus, 95, 96, 97% di persone che lo hanno avuto vi diranno l'ho fatto a casa come un'influenza o un raffreddore. È un virus che tiene in vita l'ospite e quindi diventerà sempre più familiare, sostituirà la nostra influenza probabilmente. Non ci sono più le mascherine, che restano altamente consigliate, né le zone rosse. Resistono le regole di attenzione con cui abbiamo imparato a convivere, ma la verità è che la stragrande maggioranza dei contagiati gode dell'effetto vaccinale, si ammala senza sintomi, gestisce in autonomia l'isolamento in casa e non finisce in ospedale. Le terapie intensive registrano numeri ampiamente sulla media e i reparti Covid, che per lunghi mesi hanno mandato all'aria la gestione della sanità veneta, restano un ricordo. Si parla di bolle sanitarie all'interno dei reparti, si parla insomma di non più ospedali dedicati ma reparti. C'è una discussione anche a livello nazionale, anche a livello di Commissione Salute, anche cercando di capire un po' tra tutte le regioni quella che è oggi la soluzione migliore, che ci permette, ed è questo il nostro obiettivo, di non bloccare più attività all'interno degli ospedali, quindi sia attività chirurgica piuttosto che attività specialistica, e di accompagnare, affrontare anche i casi di Covid positivi, soprattutto pensiamo solo ai Covid per caso. Due volte in pochi mesi. Il Veneto torna alle urne con le amministrative di giugno prima e con le politiche di settembre poi. A inizio estate scelgono il nuovo sindaco migliaia di corregionali, tra cui i residenti di tre capoluoghi di provincia, Belluno, Padova, Verona. Ed è proprio qui, nella città dell'amore e dell'amarone, che si consuma la sfida più appassionante. I riflettori della politica nazionale si accendono tutti all'ombra dell'arena. Il sindaco uscente, Federico Sboarina, ufficializza il suo passaggio con Fratelli d'Italia poco prima del voto e provoca un terremoto. Forza Italia non ci sta, saluta tutti e corre da sola, giocando l'asso nella manica, o così sperava, appoggiando la corsa civica dell'ex sindaco Flavio Tosi. La Lega di Salvini è tutta un mal di pancia, ma in nome del gioco di squadra e di poltrone assegnate beve l'amaro calice, spacca la base e appoggia Sboarina. Il vero colpo di scena, anzi il vero gol a porta quasi vuota, lo segna il centro-sinistra, capace di un doppio miracolo. Fare squadra tutti insieme, nessuno escluso, e trovare la faccia giusta, quella di Damiano Tommasi, il bravo ragazzo della porta accanto, campione di eleganza e fair play, il civico per eccellenza. Poche scaramucce in campagna elettorale e disinnescata al primo turno la mina vagante Tosi, al ballottaggio Tommasi batte Sboarina. A Verona, culla del centrodestra, l'aria cambia. Sono contento invece perché a prescindere dal risultato siamo riusciti a,
a parlare di politica senza per forza attaccare l'avversario, senza denigrare, senza insultare. Credo che la città e le persone abbiano capito che si può far politica anche parlando di progetti, di sogni, di suggestioni che sono state magari denigrate. Per la cronaca e senza bisogno di ballottaggio, Padova riconferma la guida della città Sergio Giordani per il centro-sinistra, mentre a Belluno il centro-destra si consola conquistando la città montana con l'ex campione paralimpico Oscar De Pellegrin. Nel bel mezzo di una delle estati più calde che si ricordi, cade il governo guidato da Mario Draghi. In un gioco di sgambetti con una tela pazientemente tessuta, Movimento 5 Stelle da una parte, Lega e Forza Italia dall'altra, decretano la fine del governo dei migliori. Italia alle urne il 25 settembre, mai accaduto prima. Campagna elettorale sotto l'ombrellone. I sondaggi troveranno facile conferma nel voto reale e in Veneto si consumerà un sorpasso storico. Fratelli d'Italia è un fiume in piena, travolge tutto e tutti, a cominciare dalla Lega, che perde tutte le sue roccaforti e finisce nel mezzo di critiche pesantissime. Il partito di Meloni arriva al 40%, Salvini resta sotto il 10%. Per gli altri, a partire dal PD, solo briciole. Ci sono stati in verità dei tempi nei quali in Veneto noi abbiamo giocato un ruolo forte, maggiore, in cui abbiamo amministrato le grandi città del Veneto, c'è stato un periodo in cui le amministravamo. 5 anni fa eravamo al 4%, oggi siamo praticamente in Veneto sopra il 30%, che è un dato eccezionale, che è frutto di tanto lavoro, insomma, di una classe dirigente che è maturata negli anni. Se non cambiano le condizioni e questo partito continua su questa deriva e questa parete di consenso, io credo che mi candiderò per necessità. Perché amo troppo questo partito, amo troppo questa terra, non posso vedere il partito che scende così tanto. In tempi record, la prima premier donna della storia repubblicana vara il suo governo. Il Veneto c'è, poco ma c'è. Padova piazza due ministri, Elisabetta Alberti Casellati alle riforme, Adolfo Urso al Made in Italy. Treviso gioca il carico da 90, l'ex PM Carlo Nordio alla giustizia. Oltre non si va, anche se pochi giorni prima era andato al leghista veronese Lorenzo Fontana il prestigioso incarico di presidente della Camera, terza carica dello Stato. Lorenzo Fontana. Lorenzo Fontana. La ricchezza dell'Italia risiede proprio nella sua diversità. E il compito delle istituzioni italiane è proprio quello di sublimare tale diversità, di valorizzarle anche attraverso le autonomie nelle modalità previste e auspicate dalla Costituzione. Nei momenti di crisi, vedete, sono proprio le persone più fragili e voglio proprio pensare ai 4 milioni di disabili che abbiamo in Italia che soffrono di più e alle loro famiglie. E su questo dovremo sicuramente impegnarci nel migliore dei modi. Il mondo. Natura, cultura, architettura. Colli Iberici, territorio da vivere, vini da scoprire. Acqua, terra, fuoco, architettura industriale nel Veneto del Rinascimento. La nuova mostra del Palladio Museum, che racconta il Nord-Est ai tempi di Palladio. A Vicenza fino al 12 marzo. S-Budget è la linea di prodotti di qualità, a prezzi sempre bassi, dove la convenienza è garantita da Spar. Scegliere di fare una spesa completa, con frutta, verdura, pasta e molto altro, a meno di 15 euro, rende tutti più felici. Oh, yeah. Conta su di noi e sui prodotti S-Budget che trovi in esclusiva solo da Spar, Eurospar e Interspar. Yeah.
Le vacanze dei veneti sconvolte dalla tragedia della Marmolada. Domenica 3 luglio si scrive una delle pagine più tragiche della nostra storia recente. Una valanga enorme travolge tutto e tutti. Una cascata di ghiaccio e roccia, tecnicamente chiamata Serraco, che scende a una velocità di oltre 300 km orari. Fin da subito è chiaro che si tratta di un dramma le cui reali dimensioni, però, saranno evidenti solo giorni dopo. Il bilancio tragico peggiora di ora in ora. A fine saranno 11 le vittime, 2 ciechi, 9 italiani, 8 sono veneti. Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo, i coniugi Davide Miotti ed Erika Campagnaro, i fidanzati Manuela Piranga e Gianmarco Gallina, Nicolò Zavatta, la più giovane delle vittime. Le ricerche proseguiranno per giorni, gli esperti non hanno dubbi. Caldo e siccità sono tra i fattori determinanti. Basti pensare che al momento del distacco la temperatura in vetta era di oltre 10 gradi. Una vera e propria eccezionalità. C'è un soccorso da fare, tutti ci hanno pensato ma nessuno ha fatto un passo indietro, nessuno di tutti gli intervenuti, cioè tutti, a parte il soccorso alpino, anche tutte le altre organizzazioni. E come ho già detto, se qualcuno ferito anche gravemente se la caverà, forse è stato anche per la tempestività dell'intervento. Verranno posizionati dei punti di non accesso e vi invito voi, ma indirettamente anche ai vostri ascoltatori e radioascoltatori, di rispettare queste regole, perché è per la sicurezza, per garantire anche i sorvoli, la gestione di tutto il soccorso, abbiamo bisogno di tutta l'area disponibile, senza avere, passatemi il termine, un intralcio da parte curiosi. La Marmolada verrà chiusa, ma questo non fermerà il tragico turismo del macabro. La zona verrà letteralmente presa d'assalto dai curiosi a caccia di selfie. C'è più gente che a Ferragosto, racconteranno gli albergatori, mentre mettono i brividi, i ricordi dei pochi sopravvissuti al dramma, la voce di chi si è miracolosamente salvato. Abbiamo sentito proprio questo rumore sordo e poi abbiamo visto, è stata una cosa di un attimo, pietre e pezzi di ghiaccio, di neve, che rotolavano giù. Quando mi sono svegliata e mi hanno risvegliato, c'erano i soccorritori a tipo un metro e mezzo da me, c'era il caschetto di Tommaso, ma c'era solo il caschetto, lui non c'era più. Eravamo a mezzo metro uno dall'altro. Sinceramente non riesco neanche a capire perché io sono qua e lui no. Temperature record e precipitazioni pressoché assenti. L'estate 2022 passa alla storia come una delle più torride e secche di sempre. Non piove per mesi e questo provoca una serie di reazioni a catena. Come in un tragico domino scendono i livelli del Po, il grande serbatoio del Nord e del Lago di Garda. I sindaci emettono ordinanze per razionare la preziosa risorsa. L'agricoltura è piegata. Noi stiamo vivendo in un paese, naturalmente quel bacino padano è il bacino che ha sofferto rispetto alla storicità più di tutti, è un bacino che ha sofferto dal Piemonte fino al delta del Po, ma oggi tutte le falde, tutti i bacini che abbiamo fino al centro Italia sono ai livelli minimi mai conosciuti di quando si raccolgono i dati. La siccità iniziata alla fine del 2021 e perseguita purtroppo in maniera molto forte e aggressiva nel 2022 ha comportato dei cali significativi su quasi tutte le colture, anche con percentuali che superano il 50% fino ad arrivare in certe situazioni, in particolare appunto sul mais e sulla soia, del 100%. A un'estate senza pioggia seguono un autunno vestito da primavera, con temperature anomale fino a novembre e, come purtroppo la storia insegna, una stagione fredda che scatena violenti acquazzoni. Ancora una volta Venezia vive l'incubo dell'acqua granda, ma questa volta il Mose c'è. La più accurata opera ingegneristica degli ultimi 30 anni entra in funzione. Per 4 giorni consecutivi, come non era mai accaduto prima, il sistema di dighe mobili salva Venezia e i veneziani. Un disastro, ve lo dico io. Stiamo parlando di numeri devastanti. La città adesso sarebbe in ginocchio di nuovo, dopo che l'abbiamo ricostruita, non può reggere situazioni del genere.
e pensare che l'opera non è ancora stata completata e nemmeno ufficialmente inaugurata. Per tanti anni ho dovuto battagliare per convincere, con poco successo devo dire, se non nel momento critico dell'approvazione, ma è stato un percorso molto complicato e finalmente vedo che c'è una voce diffusa: il Mose salva Venezia, grande soddisfazione. È assolutamente fondamentale completarlo. Che cosa manca? Mancano le ridondanze, cioè per garantire il funzionamento dell'impianto tutti gli impianti sono raddoppiati, gli impianti elettrici sono triplicati, non sono costi buttati, sono sistemi che vengono fatti normalmente negli impianti per garantire il funzionamento di fronte a qualsiasi rottura, guasto, perché gli impianti si guastano e naturalmente si guastano sempre quando non dovrebbero. Donne uccise per mano degli uomini che dovevano amarle. Il 2022 registra in Veneto 12 femminicidi, una media tragica di una vittima al mese, 12 storie d'amore finite nel sangue, 12 donne strappate alla vita da uomini a cui avevano consegnato quella stessa vita. Vera, Antonia, Maria Luisa, Lilia, Lorena, Lidia, Lorena, Gabriela, Maria Cristina, Flora, Guglielmina, Cinzia. 12 donne prese a martellate, a coltellate, a bottigliate, pestate a sangue fino a chiudere gli occhi per sempre. Donne che in qualche caso avevano chiesto aiuto, inascoltate. Donne che non avevano trovato il coraggio di denunciare. Donne che per amore, un amore malato, avevano perdonato. Tra le storie più atroci, quella che si consumò a Vicenza il 7 giugno. Zlatan Vasilevic, bosniaco, nel giro di poche ore ammazza l'ex moglie Lidia, 42 anni, che aveva appena accompagnato a scuola i due figli nati dal loro matrimonio, sparandole in mezzo alla strada. Prima aveva ucciso quella che era l'attuale compagna, Gabriela Serano, e in una folle corsa in auto, con il corpo senza vita della donna accanto e parecchie armi, si toglie la vita in una piazzola lungo la tangenziale a Vicenza Ovest. Sicuramente il pericolo che potesse compiere una strage vi era ed era assolutamente concreto, e proprio per questo motivo ho dato disposizione di mettere in sicurezza i familiari, i figli minori e i genitori dell'ex moglie per evitare che potessero anche loro subire gravissime conseguenze. L'attuale compagno di Lidia, straziato dal dolore, raccontò di una lettera di avvertimento spedita alla donna pochi giorni prima del delitto. Ho fatto presente alla polizia di questo biglietto. Non si poteva fare niente, perché era... Cosa potevano fare? Avrebbero preso atto, come dei pedinamenti che faceva me, come... Avrebbero preso atto. È un po' l'unica cosa che, tra virgolette, l'unica cosa che mi rimane è parlare sempre con lei e chiedere il suo aiuto nonostante non ci sia più. Le strade del Veneto mai macchiate di sangue così spesso come nel corso del 2022, centinaia di vittime, la provincia di Treviso la più colpita. La drammatica cronaca del tratto maledetto della 4 tra Sanstino e Porto Gruaro è quella di scontri quasi quotidiani, come quello tragico del 7 ottobre, quando un pullman di disabili tamponò un tir e l'incidente costò 6 vittime. Vittime spesso giovani, giovanissime, come Daniele Xugliano, Marco e Daniele, tre trevigiani e un friulano, 18enni, morti alla vigilia di Ferragosto a Godega Sant'Urbano con la loro auto finita contro un platano. È una strada con una curva non pericolosa, perché altrimenti tale sarebbe stata segnalata, e abbiamo verificato che con moltissima probabilità la causa dell'incidente è dovuta all'eccesso di velocità. Il 27 giugno muore Leonardo Del Vecchio. Il patron Luxottica si spegne a 87 anni per una polmonite.
uno degli uomini più ricchi del mondo, simbolo dell'imprenditoria e del genio del Made in Veneto, ma soprattutto profondamente attaccato alla sua terra, alla sua gente. Nato a Milano, origini pugliesi, ma il suo cuore era a Gordino. E per Agodo la scomparsa di Del Vecchio è stata un colpo al cuore. Cominciò da qui, tra le montagne bellunesi, non ancora ventenne. In pochi anni la sua prima bottega, da 14 dipendenti, diventò la più grande azienda al mondo per la produzione d'occhiali, lui l'indiscusso re, fino all'ultimo giorno. Lui li ha amati tutti. Per lui erano tutti uguali. E alla stessa maniera si preoccupava anche delle loro famiglie. Lui sapeva che il loro supporto era altrettanto necessario. Voi lo sapete, le uniche volte che mio padre si emozionava era quando parlava dei suoi operai, nei discorsi, nelle premiazioni. Quando menzionava voi, gli scappava sempre qualche lacrima. Il 30 novembre, in un tragico incidente stradale a Montebello, muore Davide Rebellin. 51 anni, nato nel Veronese ma residente da sempre nel Vicentino. L'ex campione di ciclismo, che si era ritirato dall'attività professionistica solo un mese prima, viene travolto da un camion pirata. L'uomo alla guida, un tedesco di 62 anni, scende dal tir, vede Rebellin a terra agonizzante e scappa. Davide stava facendo la rotonda, questo camion girava per entrare nel parcheggio e l'ha preso e tra l'altro ha trascinato anche la bici, perché la bici era a 30 metri dopo il corpo. Sicuramente qualcosa ha sentito il camion, però non si è fermato, insomma. Settembre, il Papa del Sorriso diventa beato. Papa Albino Luciani, nato a Canale d'Agordo nel 1912, il Papa dei 33 giorni, Papa Giovanni Paolo I è beato per volontà di Papa Francesco. In Città del Vaticano, sfidando la lunga pioggia battente, l'atmosfera plumbea, migliaia di fedeli, almeno 25.000, moltissimi dalla diocesi di Belluno Treviso, tributano un grande applauso quando Papa Francesco pronuncia la formula di beatificazione, mentre veniva svelato sulla facciata di San Pietro l'arazzo col ritratto di Papa Albino Luciani. Ad applaudire anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Ioannis Paulus I, Papa, beati nomine in posterum appelletur, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. La festa del nuovo beato sarà il 26 agosto, giorno dell'elezione nel 78 di Papa Giovanni Paolo I. Belle emozioni. Che nasce proprio dal cuore quello, ecco. Abbiamo lasciato Canale vuoto, siamo venuti tutti qua e siamo felici. L'ho visto emozionatissimo, perché è finita la sua predica, diciamo, si è asciugato le due lacrime quando ha detto Amen. L'emozione è stata grande, anche perché ho visto tanta partecipazione e tanta gente, e quindi contenta di essere qui. Si celebra sabato 27 agosto a Venezia il matrimonio dell'anno. La divina Federica Pellegrini giura eterno amore al suo Matteo Giunta. La cerimonia, curata dal celebre wedding planner Enzo Miccio, nella chiesa di San Zaccaria a pochi passi da Piazza San Marco. 160 invitati, da Frank Matano a Vittoria Comello, da Giovanni Malagò a Luca Cordero di Montezemolo, senza dimenticare i quattro bulldog della coppia. Foto in esclusiva per il settimanale Chi, ma non sono mancati scatti rubati e i video finiti sui social. Il matrimonio bagnato dalla pioggia ha regalato emozioni uniche, molto più intense di qualsiasi oro olimpico.
riconosciuto lo stile di Enzo Miccio. Siamo emozionati, anche perché la seguiamo sempre, e per noi è un onore essere qua e vederla vestita di sport. Forza Fede! Grande!